Questa è una protesta dei lavoratori di Astir S.p.A. che è una partecipata in house della regione Campania, da 7-8 mesi senza stipendio e con la minaccia dei licenziamenti fatta dall'assessore Severino Nappi nel verbale del 4 marzo scorso. Di fatto, insomma, la regione Campania sta decidendo, invece di impiegare i suoi dipendenti per fare operazioni di bonifica come sarebbe possibile a partire da Parco della Marinella qua a Napoli, li sta mettendo in cassa integrazione in deroga, che significa cassa integrazione pagata dai contribuenti. Questo no, secondo noi non è la soluzione più saggia e più rigorosa per salvaguardare non solo i servizi che deve offrire la regione ma anche i diritti dei lavoratori e l'ambiente in Campania. Questo segue a un altro fatto che è successo, altri fatti che sono successi negli ultimi giorni. Un altro collega si è appeso a un balcone di una sede politica nell'altro giorno, un collega si è cosparso di benzina, perché ci sono situazioni che vengono lasciate ingangrenire. La regione Campania su questa cosa, con 8 mesi di stipendi arretrati, si comporta come il peggiore padroncino da sottoscala e questo non è possibile.